tutti, io sono Elenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Finalmente torniamo con ripercorrendo la storia dell'antica Roma con l'età repubblicana, che non inizia proprio nel migliore dei modi, perché ci sono tensioni e guerre, soprattutto con etruschi e latini, ma anche con varie popolazioni unite. Poi ci sono conflitti con gli ordini e anche conflitti interni. Infatti i patrizi e plebei si scontrano, ma vincono quest'ultimi, ottenendo rappresentanti politici e l'accesso alle magistrature. Poi ci fu una guerra contro Veio per la valle del Tevere, e nel 390 a.C. Roma viene saccheggiata e danneggiata a causa da un incendio causato dai Galli. E questa vergogna viene superata solamente nel 410 d.C. con il sacco di Roma. Però poi Roma si riprende e conquista e saccheggia i Sanniti e i Tarantini. Le guerre contro i Galli continuano, ma anche contro Cartaginesi e Macedoni. Roma prende il dominio sud Italia e continua la sua espansione in Spagna, Macedonia e Asia. Nel 146 a.C. Roma vince su Cartagine, che venera Sassuolo, e contro Corinto, e così prende anche il dominio del Mar Mediterraneo occidentale, il cosiddetto Mare Nostrum. Poi ovviamente ci furono problemi di vario genere con l'espansione molto vasta, ma la problema principale è stata in realtà la cultura ellenistica, che provocò profondi sconvolgimenti a Roma. Infatti c'erano chi vuole conservare costumi e chi invece voleva innovare costumi, introducendo usanze orientali. La cultura ellenistica inoltre aumentava il livello culturale dei patrizi romani, quelli ricchi, infatti si studiava più filosofia, letteratura e scienza, che provocò in realtà anche l'opposizione alla resistenza dei conservatori. Poi la cultura ellenistica si scontra anche con Catone fino alla fine della Repubblica. Poi questa Repubblica però attraversa una crisi causata appunto dalla crisi dei piccoli proprietà terriere, causata stavolta dalla competitività tra latifondisti e tra tensioni sociali. Poi però Roma fa nuove conquiste grazie all'esercito di Gaio Mario nel 107 a.C. e appunto questo esercito è più forte e anche più numeroso. La Repubblica appunto ha ancora più crisi nel primo secolo a.C. a causa di personaggi politici, soprattutto conflitti tra di loro, come per esempio il conflitto tra Mario e Sylla, Cesare e Pompeo e anche Ottaviano e Marco Antonio. Poi però ci furono nuove conquiste e l'età repubblicana poi si conclude con le invasioni barbariche che vinse Roma comunque, però la cittadinanza romana viene data anche ai popoli di tutta la penisola. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!